Questo programma è offerto da Masi Ristrutturazioni, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana. Stagione del Bologna 2024-2025, primo giorno di raduno a Casteldebole con i giocatori che chiaramente non hanno partecipato agli europei, già agli ordini di Vincenzo Italiano, con le prime sgambate a Casteldebole, tanti tifosi che nonostante il caldo oggi si sono recati a Casteldebole proprio per vedere le prime facce di questa nuova stagione. L'entusiasmo è ancora molto palpabile. Tra poco andremo a Casteldebole perché tra l'altro la squadra questa sera si è fermata a cena tutti insieme proprio come primo giorno per conoscersi meglio con il nuovo allenatore, quindi tra poco Luca Pinkerle ci darà gli aggiornamenti. Intanto andiamo subito a presentare la squadra questa sera del Pallone nel 7. Buonasera Pepe Anaclerio. Ciao Pepe. Ciao Salve, buonasera a tutti. Bentrovato. Buonasera al nostro Manfredi Campione. Ciao Manfred. Ciao a tutti, buonasera. E bentornato, ci eri mancato, Marco Salicini, buonasera Marco, come pensavate stai? Ci fosse un procuratore sportivo, un direttore sportivo, invece no, ci sono io. No? Ma come, invece questa è la grande sorpresa, questa è la grande sorpresa, no, un piacerone, ma quindi bentrovati. Perché sei nella doppia veste, non solo esperto di calcio, di sport, ma essendo tu anche un critico enogastronomico di grande livello, questa sera abbiamo bissato l'esperimento che avevamo fatto qualche settimana fa invitando uno chef in studio, Socia Che Buono, che ha tanti follower su Instagram e che ci ha portato delle ricette tipicamente bolognesi. Siccome è piaciuta l'esperienza, noi abbiamo uno chef in casa che con la sua trasmissione Stegamando fa un sacco di ascolti e un sacco di grandi ricette, questa sera lo abbiamo chiamato qui con noi. Massimo Bergamini, Master Fifo per tutti, buonasera, come Ciao. Stai Fifo? Bene. Bene, adesso vediamo, hai già parlato di grandi critici, quindi io sono già steso, comunque ci proviamo, dai. Allora, parliamo con ordine, intanto cos'è tutta questa cosa dietro maglie del Bologna? Cioè tu sei anche un tifoso del Bologna, oltre che un grande chef, giusto? Esatto, okay. Io ho incominciato quando avevo 18 anni, infatti qua c'è la maglia quando il Bologna è tornato in A con Maifredi, quindi Stringara, Porri, Predella, Maronaro, Pecci, Luppi, insomma, ormai anche quello è un rosario che impariamo tutti. Ok, e poi quindi... vabbè, poi Mihajlovic, perché Mihajlovic è Mihajlovic, Di Vaio, Gilardino, poi un'altra casa, insomma, ho scelto queste qua. Allora, non ha bisogno di presentazioni il nostro Fifo, perché con Stegamando è uno dei programmi più seguiti della nostra emittente, ma stasera che piatto ci cucini? Allora, mi hanno detto, dai, per stare in linea con il rosso-blu, ho preso delle zucchine, ho preso il frigione che ho già fatto a casa perché ci vogliono più di 4 ore e poi ci metto degli involtini, così facciamo un po' una bandiera italiana, italiano, poi le zucchine contengono vitamina C, quindi Champions, poi dopo contengono la vitamina A, che la vitamina A l'abbiamo già da un po', poi magari qualche residuo di B che però oramai ci siamo dimenticati. Ok, quindi un piatto tipicamente estivo, mi sembra di capire, ragazzi. Voi volevate mangiare questa sera, non so, una cosa fresca, frigione e involtini. Ma involtini di carne, involtini... Allora, c'è il pollo, però dentro c'è la pork valley, quindi insomma un po' di mortadella che non fa mai male. Senza pistacchio, perché a Bologna le piantagioni di pistacchio non ci sono, lo dico sempre. Ok, quando è che va in onda il tuo Stegamando su ETV? Perché è uno degli appuntamenti cult di ETV. Allora, va in onda alle 12.50 circa, se non ci sono aspettate che arrivo. E poi dopo alle 12, alle 20.40, 20.45 dopo il TG. Perfetto. Arrivo dopo il TG. Ma andiamo subito a Casteldebole, vai Luca!
C'è sempre il direttore, c'è Sabrina che la saluta da studio, perché ormai sei sempre in diretta con lei. Grazie, tanti mercato, saluti. Qualche... oggi primo allenamento, abbiamo pensato solo al campo e basta. Neanche gli svincoli. No, niente, niente. Ciao, buona serata. Grazie direttore. Ormai ospite fisso Sabrina. Ci hai provato anche stasera, bravo, bravo. È stato l'ultimo... Ci ho provato. Ma molto raccontaci cortese, cosa sta succedendo, è già finita la serata? Ma importanza al campo. Sì. Nuovo giorno, tradizioni diverse, abitudini diverse. Da questa settimana si farà l'allenamento un po' più tardi e poi si cenerà tutti insieme per iniziare a formare un po' il gruppo. Quindi la squadra con Italiano si è trovata insieme al nuovo staff, hanno cenato qui a Casteldebolo tutti quanti insieme. Non sono in mezzo al cancello di Casteldebolo, davanti meglio, così non vengo divorato anch'io dal centro tecnico, però si creano nuove abitudini. Si parla di campo, nuove istruzioni, oggi si è già cominciato a lavorare con la palla e quindi si cerca di dare le prime indicazioni di quello che sarà il nuovo Bologna stile italiano, però come avrai visto si lavora anche sul mercato, perché oggi la domanda che abbiamo provato a chiedere a Giovanni Sartori è legata indissolubilmente a Mats Hummels, grande nome della nazionale tedesca che sembra essere stato proposto dagli agenti del tedesco per sempre una destinazione di Champions, anche se il direttore non sembrava molto interessato, perché potrebbe essere anche un nome un po' così per tenere buona la stampa e andare a lavorare sotto traccia su altri profili, come è successo la scorsa settimana. Però ecco, da segnalare oggi per quanto riguarda il grande caldo, l'allenamento e tutto, è che il focus è subito sul campo, perché domani addirittura ci sarà una doppia seduta e sarà così spesso durante questa settimana. Il primo allenamento di domani sarà addirittura alle 8 del mattino, con un clima che sarà anche un po' più favorevole per provare a fare i primi test atletici, poi alle 17 si farà il secondo allenamento della giornata e poi si cenerà tutti insieme. Bisogna fare subito gruppo, cercare di anche stimolare un ambiente interno diversamente rispetto a quello esterno. E poi l'ultima chicca è che c'è anche Adriano Celentano nel ritiro del Bologna, e tu mi dirai: ma cosa stai dicendo? Il preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano è arrivato insieme ad Antonio Rosati, storico portiere della Serie A Palermo Fiorentina, che sembra essere uno dei sosia italiani di Adriano Celentano, e durante queste cene che si fanno soprattutto per tenere unito il gruppo, lui spesso con la sua mimica facciale imita il grande Adriano per far ridere tutti, una cosa che in ritiro funziona molto bene. Beh, insomma, un po' di tutto, c'è colore, c'è già entusiasmo, poi ci racconterai le novità di mercato. Allora andiamo con ordine, intanto grazie, ma può uscire ancora qualcuno o sono usciti già tutti, Luca? Era per capire se tenere una finestra sempre su di te. Sono usciti... No, sono usciti già tutti, aspettavamo il direttore Sartori per avere qualche piccola chicca di mercato, ma abbiamo avuto qualche residuo solamente, ma l'ultimo prima di Sartori uscito è stato poi Vincenzo Italiano. Un piccolo accenno, un saluto alla stampa ed è subito sgommato via, anche perché è stato qui per 13 ore nel suo primo giorno a Casteldebolo, e non solo poche, si è subito immerso in ambiente, ma sono già andati via tutti. Quindi rientri o rimani lì? Cosa fai? Perché noi siamo anche abbastanza vicini a Casteldebolo. Vieni in studio o rimani lì? Cosa fai? Guarda, ti porto in giro a vedere un po'. Guarda, ti faccio vedere un po' la location, perché voi direte Casteldebolo è tutto nuovo, squadra Champions. Guarda, ci sono anche le luci a Casteldebolo, luci a San Siro. No, luci a Casteldebolo. Hanno messo il logo nuovo del Bologna, tutto bello illuminato, con il mattone rosso bolognese per dare un'identità in più. E adesso faccio una cosa che il nostro operatore non gradirà, ma lo porto in mezzo alla strada per far vedere anche com'è il centro di notte, no? Perché c'è stato questo grande rinnovamento per dare una bella immagine da fuori alla squadra. Guarda cosa hanno fatto, una rotonda rossa e blu che ormai c'è da qualche mese, con le luci interne tutte rosso e blu e la scritta fatta con un cespuglietto BFC che da lontano illumina questo centro tecnico tutto nuovo. I calciatori sono entusiasti, adesso faranno probabilmente anche una nuova tribunetta per vedere gli allenamenti. Presto, chissà se ce li riaprirà. Benissimo, direi Luca che poi ti torniamo. Aspettiamo qua. Arrivi? Ti aspettiamo? Così sì, viene a mangiare gli involtini di Master Fifo. Ho sentito dai, che c'è un piatto quello molto fresco.
Mi hanno detto sì, che è molto fresco, molto, visto che abbiamo preso 40 gradi a fare i collegamenti del pomeriggio, abbiamo sudato tanto, un po' di frigione è quello che ci vuole per riprendere in questo momento la forma e le forze. Va bene, ti aspettiamo qua, grazie Luca, grazie a Luca Pinkerle. Pepe, primo giorno, si è cominciato oggi, intanto il primo piano è il frigione. Siamo passati dal frigione a Casteldebole. Siamo passati da Casteldebole al frigione. Scusi Master Fifo, a che punto siamo? Cosa stai facendo? Comincio a tagliare le zucchine un po' alla giuliana. Sì. Giuliana, giusto, un po' sì. Così. Poi le mettiamo, no, e le facciamo sono saltare le rondelle, in padella. La giulienne è un'altra cosa, no? Non sono infatti, quelli a bastoncini? Sì, ma tu lascialo fare. Va bene, va bene, no, non voglio smentire. Se ti piace bene, se no c'è anche Tamavo. No, taglio le zucchine e rondelle. Boh. Ok, vai avanti, perfetto. Comunque c'è insomma, c'entra il tutto, perché comunque il primo giorno che io, insomma... Per me era un incubo, c'è il peso, ritorni dalle vacanze. Tu avevi l'incubo del peso? Io, l'incubo no, però arrivavo lì che sapevo già che dovevo lasciare dei soldi, mangiavo per primo e finivo. Insomma, però se tu eri nuovo non avevi un peso da mantenere, si facevano spedire dalla vecchia squadra quanto pesavi? No, che c'entra, però devi avere una forma accettabile per essere un professionista. Io, cioè, a prescindere da nuovo o no, ma quando arrivi che c'hai la pancetta non va bene. E allora c'era la maglia, insomma, quelle più larghe, quindi insomma un po' mascheravi, però quando andavi sulla bilancia c'era una logica, no? Certo. Non altezza, che quello non vuol dire niente, dipende dalla maschera, c'è la plicometria che ti pesano la massa grassa, quindi io ero sempre un po' sopra, diciamo, quindi era il primo giorno quando ci ritrovavamo, per me era, tanto soprattutto quando era una squadra nuova, perché sai, in quella dove ti conoscevano già, va bene, cioè, tanto sapevano già con chi avevano a che fare. Quando andavi in una quella nuova, che magari ti prendevano acquisto magari più importante, quando eri in C così, ti presentavi che dici, questo gioca con noi, è un professionista. No, adesso parte le battute, è il primo giorno, è anche questo. Cioè, okay. Anche ritrovo la forma fisica, che rispetto a prima, che ti potevi permettere magari, oggi no, oggi ti alleni anche durante, c'è cioè, preparatori, quindi arrivano già che sono, certo, sono pronti per giocare. Allora, che sensazioni avete da questa prima giornata? Vengo da Manfredi e da Marco. Oggi, insomma, quello che vi è arrivato tra immagini di sorrisi, è chiaro che il primo giorno non c'è ancora tanta carne al fuoco, però prime sensazioni? Beh, dalla parte di italiano, tanta voglia di cominciare ovviamente, tanta partecipazione già all'allenamento in prima persona, a dettare tutto. È uno da prima linea, ma si sapeva già perché è un po' la sua storia e ce l'avevano raccontato. Lui è maniaco dell'organizzazione proprio quotidiana del lavoro, tanti delegano al secondo e così via. Lui spesso e volentieri fa in prima persona e oggi ha cominciato fin dal primo giorno, che è il modo migliore secondo me un po' per presentarsi ai giocatori nuovi e piano piano cominciare a far capire quali sono anche le sue idee e come vede di impostare questa stagione, no? Certo. Come vi immaginate sia stato il primo approccio di italiano con la squadra? Perché chiaramente, no, si arriva da un allenatore che comunque del gruppo ha fatto la sua forza e sappiamo quanto l'anno scorso ci fosse questo nucleo, no, di compatto di spogliatoio. Quindi arriva un allenatore nuovo. Come ti immagini oggi il primo impatto? Guarda, italiano il suo carattere ce l'ha, è chiaro che è una situazione anche particolare rispetto a quella che abbiamo sempre vissuto, perché vediamo ad esempio oggi chi c'è, pochi della prima squadra, il Bologna ha tanti nazionali che stanno facendo l'europeo, stanno facendo comunque un europeo di livello, abbiamo visto la Svizzera dei nostri quanto si sono fatti valere contro tutti e questo testimonia anche secondo me già la forza che ha questa squadra sul campo internazionale. Abbiamo visto, e qui mi collego magari anche a chi arriverà, giocatori che vedevamo a Bologna fino a 2 anni fa, come Schouten, un perno inamovibile dell'Olanda, Theat del Belgio, parlando delle nazionali assolute in Europa, da italiano, quindi mi aspetto carattere, però di fronte a sé ha una squadra che ancora è ricca di giovani, ma soprattutto è priva e rimarrà, secondo me, priva, a parte Raimondo, di tutti quelli che rientrano nei prestiti. Perché? Perché questo Bologna è troppo alto, anche solo per avere un mese, al di là, no, che sono stati ceduti da poco, i Binks e i Baldur sono di turni e con loro ci sono Pitia e ci sono comunque ancora altri ragazzi di questo stampo che la squadra è in rosa. O quelli che già sai che non faranno parte del gruppo, cioè Bonifazi rientra, no, sì, dal prestito, ma sai già che non putterai su di lui, quindi non lo portano in ritiro. Esatto.
Cioè si vuole già lavorare solo sul gruppo squadra, quindi. Ma sai, se tu non fai neanche la conference fino all'anno scorso, quei giocatori, poi magari nel tuo progetto tecnico sai che probabilmente arriverai ad agosto per cercare, no, la miglior soluzione per sistemarli. Però comunque li porti in gruppo, li valuti, cioè quest'anno tu sei a 3 gradini già sopra e da quel punto di vista hai le idee chiare. Poi, adesso senza anticipare troppi temi, ahimè io noto che oramai la tendenza del mercato per i pochi soldi che ci sono in Italia e per l'opportunità, anche sognando uno dice voglio arrivare a metà luglio che ho una squadra fatta con un'ossatura importante, maggior ragione perché ho più impegni, inevitabilmente caschi poi ad agosto per una questione di costi a dover formare una parte consistente comunque della rosa. Ecco qua i volti sorridenti oggi, le foto dei ragazzi che si sono ritrovati a Casteldebole. Cosa volevi dire, Pepe? Intanto è difficile concentrarsi sul calcio quando arrivano Durino. Sono d'accordo, devi dirti arrivato. Stavo abituati. No, mi ero dimenticato. Ma che è stato questo buonissimo profumo? È il frigione. È buonissimo, quindi già parte con... Il frigione parla da solo, non c'è bisogno di... Se uno nasce a Bologna, il frigione... Al posto di Castro avevamo una salsiccia, noi già che abbiamo le rinacce. Proviamo a concentrarci. Stegamando al pallone, abbiamo fuso le due trasmissioni, il pallone del 7 è Stegamando, è diventato Stegamando al pallone. Ragione con la cipollina di medicina. No, l'italiano ha ovviamente una base insomma solida sulla quale partire, insomma, ovviamente, no? Motta ha lasciato, ha tracciato una strada che credo che ovviamente si continuerà su quel percorso, quindi in questi casi quando sappiamo cosa è successo l'anno scorso, qualificazione in Champions, non vedi l'ora di ricominciare, parlo di tutti i giocatori che sono rimasti, ma anche quelli che arrivano hanno voglia, è chiaro che ci sono anche responsabilità, però secondo me da questo punto di vista poi cambiano ovviamente le abitudini, delle volte è anche un bene, Thiago Motta bravissimo, però mi dicono che era uno molto esigente, molto, quindi delle volte insomma anche cambiare e arriva un attore che magari è già successo, Olivieri, Mazzone, che magari io ho avuto Olivieri era un bel martello così, e mette molto sotto pressione i giocatori, quindi arriva un allenatore che magari se è bravo nel cogliere che magari serve qualcosa di diverso, mette anche del suo, non è detto che appunto il Bologna poi debba per forza di cose far peggio l'anno scorso, che l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, cioè, però le basi, cioè l'allenatore trova un percorso ben tracciato e secondo me ha più vantaggi che da cogliere che magari problemi nel mettere assieme un gruppo, perché questo gruppo è già ben formato. Cioè, assolutamente, adesso poi parliamo di mercato perché è chiaro oggi la notizia è il ritrovo della squadra, abbiamo visto le facce sorridenti dei giocatori, non sono ancora tutti i titolari, però c'è un mercato che sta andando avanti, questa è la settimana probabilmente dei saluti definitivi a Zirzé in particolare e Calafiori a seguire, qui dato vediamo il sorriso di Ferguson e questo allieta perché sappiamo benissimo lo sforzo che sta facendo per rientrare anche prima di quelli che sono i tempi previsti, quindi lo vediamo sempre sorridente, sempre sul pezzo, manca il capitano, anche se oggi c'è stato tra l'altro l'ufficialità di De Silvestri che davamo già per scontato che sarebbe rimasto a Bologna, aveva già trovato l'accordo per il rinnovo, oggi diciamo è stata ufficializzata la firma e il rinnovo di De Silvestri che chiaramente è il capitano, ma lo è anche molto in campo Ferguson, quindi ci fa piacere insomma vederlo sorridente. Andrà in pubblicità perché poi al rientro parliamo di mercato, vi chiedo un po' di nomi perché se parte questa settimana Zirzé, se parte Calafiori, chi sono secondo voi davvero i giocatori individuati per sostituirli e quanto vi può dispiacere comunque salutare giocatori che quest'anno hanno non solo fatto la fortuna del Bologna ma anche molto divertito e incantato in campo. Ne parliamo dopo la pubblicità. Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Urogermine Prostata. Contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata. Funziona e si vede. Urogermine Prostata. Universo benessere. Da Pulpharma.
A pochi minuti da Bologna, la Casa di Cura Gruppioni offre tutti i servizi sanitari di cui potete avere bisogno. Casa di Cura Gruppioni, ambienti confortevoli e tecnologia all'avanguardia, come la risonanza magnetica ad alto campo adatta a tutti, anche ai bambini e ai pazienti più sensibili, con disponibilità immediata. Per piccole e medie urgenze di qualsiasi natura, trovi ambulatori sempre aperti, senza attesa, previa telefonata, e ricoveri diagnostici di ogni specialità. Casa di Cura Gruppioni, l'eccellenza della sanità privata, ad un passo da te. Kilocal ama la tua vita. Kilocal preso dopo i pasti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, oggi anche drenante e depurante, in farmacia. A Bologna c'è un luogo unico per dare spazio allo stare insieme, al benessere, al tuo stile, al tuo svago e alla solidarietà, al gusto. Diamo spazio al tuo tempo. Ed ora al centro Via Larga trovi anche il super esclusivo ristorante sushi One Superior. Aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, per gustare piatti di qualità eccellente a prezzi imbattibili. Nella città metropolitana di Bologna sono operativi i tre presidi termali e turistici Villaggio della Salute, Porretta Terme e Terme di Bologna. In questi centri vi proponiamo le vacanze, il turismo e la salute più, vale dire il rinnovamento delle arterie che sono la causa dell'invecchiamento precoce e dell'arteriosclerosi, il rinnovamento della muscolatura e il rinnovamento delle cellule del nostro corpo grazie agli aminoacidi solforati delle inalazioni termali. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Ogni cellula si accende. L'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda. Intanto, richiamato dai buoni profumi che arrivano dallo studio, è arrivato anche Luca Pinkerle. Non ha resistito, si è fiondato perché ha sentito che c'era da mangiare stasera. Ma, no? Ciao. Io faccio un appello al Bologna, no? Cenavano tutti quanti, eravamo lì che aspettavamo un tozzo di pane, ci accontentiamo di tutto, non c'è problema. Però grazie anche a Marco Serra, ovviamente, che abbiamo fatto subito per cercare di non perderci nulla. Bravissimi. Allora, intanto volevo sapere da Master Fiffo a che punto siamo della ricetta. Allora, le zucchine stanno andando. Intanto ho preso un po' di petto di pollo, l'abbiamo tagliato fine, gli do una smartellata sopra in modo da schiacciare un po' il petto di pollo, che lo allarghiamo, fetta di mortadella, pezzettini di sottiletta, parmigiano reggiano, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di maggiorana e poi dopo spadigliamo anche quelli. Ottimo, vi siete segnati questa ricetta leggera, praticamente estiva, esatto, per quelle serate quando è molto caldo. Voi vi mettete in cucina, è un piatto fresco, sicuramente buonissimo, però. E spadigliamo. E spadigliamo. No. E stegamiamo, esatto. Va bene, mercato. Allora, questa è la settimana in cui si ufficializza la partenza di Zirze, sì, Manchester. Prima quella di Calafiori a livello di tempistiche, perché c'è già un'intesa sul contratto, soprattutto il giocatore non sta facendo gli europei, perché Zirze ha le partite in mezzo, non si sa mai quello che può succedere nei 7 minuti che gli concede Koeman a partita, forse addirittura meno. Però a livello di tempistiche Bologna sta lavorando prima su un attaccante, perché quella è la priorità, consci del fatto che Zirze è dalla parte della cessione, non può il Bologna regolare troppo da quel punto di vista lì.
Però Calafiori ha già promesso sposo all'Arsenal, ha già dato il benestare a livello contrattuale perché gli danno poi anche 4 milioni all'anno fino al 2029. Quindi dovrà marcare l'anno prossimo. Sarà una bella sfida, poi ritroverà Tomiyasu, quindi due ex Bologna alla difesa dell'Arsenal che ha quasi il dovere di dover lottare per la Premier League ancora dopo averla mancata incredibilmente lo scorso anno. A quanto parte? 50? 50 in più, 50, 56, 54, 56, si può arrivare molto molto in alto perché poi, scusate, ok, ero abituata, la carne si batte giustamente, a farla fine a fine, sai, esatto, mano d'opera. Perché il Bologna vuole alzare il prezzo perché sa che una grande percentuale andrà nelle mani poi del Basilea, quindi cerca di ricavarci il più possibile, anche perché l'Arsenal va dritta sul giocatore, è disposto ad alzare il prezzo, così come per Zirkzee il Manchester United ha detto va benissimo anche quello che chiede di commissioni la gente, perché per noi il pacchetto completo, da quello che si legge dall'Athletic, è conveniente. Quindi chi ci guadagna in tutta questa operazione è la gente, chiaramente, no? Marco e Manfre. Ma la cessione c'è anche, in un certo senso, forzata anche da quello, cioè c'è una pressione della gente molto forte, lo sappiamo, lo diciamo sempre, il discorso dritto ritrito, il calcio, no? È cambiato, al di là che si faceva, probabilmente comunque, però è forzata, per me ragazzo qua stava bene, poi poteva arrivare la chiamata, però quanta pressione poi ci mette un agente che ci guadagna su quest'anno una clausola del genere? È tutto lì, infatti, anche perché diciamoci la verità, io fino a ieri e ancora oggi, cioè andare al Manchester United per Zirkzee, te la dico, non è proprio una gran baza. Bruno Fernandes, Rashford, perché? Perché è bello pianotto lì davanti, bisogna poi giocarselo il posto. Lo United non gioca la Champions e sono obbligati a fare una stagione di un certo tipo perché vengono da una stagione da stagioni fallimentari. Non è proprio il clima perfetto per Zirkzee e la squadra perfetta per andare in a giocare gioco. Lì non può essere, sì, si può anche mettere in gioco. In gioco, ripeto, quelli che sono lì sono in gioco da un bel po' e sono fortini, perché quello che è andato dall'Italia là prima di Zirkzee è partita a 70 e passa milioni, ha fatto vedere anche con la nazionale di essere il punto di riferimento della sua nazionale, col Manchester United l'anno scorso ha segnato tanto e ripeto, poi ci sono Rashford, Bruno Fernandes, cioè giocatori che sono già affermati, quindi trovare spazio non sarà così facile. Però quindi per me sono delle squadre che Manchester sono sempre Manchester, per l'amor di Dio, ripeto, se fossi in Zirkzee io come giocatore mi chiama l'Arsenal, non avrei un dubbio. Calafiori è tutto un altro discorso. Il Manchester United per me oggi non è proprio la meta perfetta per Zirkzee e il suo procuratore spinge per andare là perché questi gli pagano la clausola, certo, stavamo parlando di questo. Non è un dettaglio da poco. È tutto lì. Quando c'è un giro di soldi così, credimi, il giocatore è chiaro che incide, il suo parere, il pensiero, ma... Ecco, devi andare. Scusa, devi andare. La Nina ha risposto presente quando ha aperto la mortadella. Eravamo riusciti finora a mantenere dei profumi, diciamo, più sulle verdure, cose che gli animali non è che proprio. È arrivata la mortadella. Su chef finita. Adesso. Con l'aiuto Fifo. Adesso sì. Ma io lo sapevo. Va bene. Scusate se ho interrotto, che era invece importante capire. Credo sia anche, scusa, su Zirkzee il grande riscatto degli olandesi del Manchester United. Zirkzee ha come idolo di gioco Depay, che è stato il grande flop del Manchester United a livello anche di punta. Van de Beek è arrivato anche lui dall'Ajax come grande promessa, è stato forse il flop più grande. Adesso viene chiamato da un allenatore olandese a dirgli vieni a Manchester a fare probabilmente il faro dell'attacco, perché va via Martial e devi giocare con un ragazzo che ha l'esperienza che hai tu, perché Højlund non è tanto più blasonato come lui. E poi c'è questo specchio della Premier, che è ciò che i giocatori hanno sempre sognato. Quanto andrà a prendere di ingaggio? Probabilmente anche cioè, lui se si parla di 4 milioni, anche per lui 4 milioni. Per forse qualcosa anche di più. Anche di più. Sì. Sì. Che sarà da spartire con la gente. Il vantaggio è puramente economico. Basta, dico per solo lui questo. È un vantaggio puramente economico. Spiegami cosa ci sarebbe di meglio per un giocatore della sua età fare il leader in una squadra come Bologna quest'anno, che va a fronte una vetrina di Champions,
che è impegnato su tre competizioni e che addossa su di lui quest'anno sì l'aspettativa e la responsabilità di un campionato. Questo è uno step di crescita. E questo lo chiediamo a Pepe, che su dal campo ci... No, ha ragione Manfri o è ma normale questo, essere tentato? Sì, per me non è questione di ragione, è questione che ci sono delle offerte, delle squadre che hanno un blasone talmente importante mondiale che anche se il Manchester United non sta attraversando un periodo dove insomma non è neanche in Champions per dirti e fa fatica negli ultimi anni, ha cambiato allenatori, però queste squadre qua hanno un'importanza per un giocatore, andarci ci devi andare, ma non solo perché il giocatore magari ci vuole andare, perché c'è un giro di soldi, procuratori, cioè è chiaro che a Bologna noi vediamo dal punto di vista, per noi il Bologna e soprattutto in questo momento è il top, però dopo bisogna capire anche un professionista che quando passano sti treni qua non è detto che poi saltranno di passi, non ce la fai a tenerli, cioè, no, ma infatti è quello che sto dicendo, ma fa fatica anche, guarda, se giocava nell'Inter per la situazione economica in generale che c'è nel nostro calcio, non è più quello di 15 anni fa, faceva fatica anche l'Inter a tenerlo Zirkzee, cioè quindi sì, figurati sì, Bologna che vogliamo bene, però per com'è la realtà adesso di interessi che ha, di procuratori, blasone, soldi che girano e soprattutto budget che hanno in Premier League rispetto a noi, non ce la fai, cioè quindi è inutile. Io vedo, diciamo, tra virgolette, chiaro che sono giocatori straordinari, lui e Calafiori, era prevedibile che andassero via, mi fa piacere, tra virgolette, che insomma vanno veramente in club. Intanto non sono in Italia. Intanto forse... non fa la Juve, Calafiori, che era la prima cosa però ti dico, il Bologna, per i Calafiori parlavamo anche lo discorso, cioè infatti si sta verificando quello che insomma si diceva, cioè è un giocatore che sì, la Juve, ma con tutto rispetto per la Juve, è un giocatore da quei club lì adesso, e Bologna fa bene a chiedere, a aumentare sempre il prezzo, perché tanto non ha prezzo Calafiori. Zirze è un giocatore straordinario anche lui, ma Calafiori in questo momento, magari esagero, è un giocatore incredibile, quindi Bologna fa bene, se gli è 60 gliele danno 60, anche secondo me è clamoroso, penso che andrà, però è normale che vadano via, e io sono più, è più la soddisfazione che abbiamo visto a Bologna questo livello di giocatori che vanno a giocare, tanto poi è difficile, è impossibile quasi tenerli, capito? Ma quando voi dite perché certi treni non passano più, è perché uno deve mettere sul conto che magari puoi sbagliare l'annata, puoi farti male, può esserci quell'incognita per cui uno dice tutto. Perché questo treno, sto qua un altro anno, poi magari o mi faccio male oppure non gioco allo stesso livello, non arrivano più le stesse, quindi... Guarda Belotti, è il caso eclatante di una clausola. Allora, ti dico anche questa, io, passatemi, cioè capite la mia battuta, io ringrazio che si sia fatto male Ferguson, perché Ferguson lo ritengo a livello di Calafiori, che per me è in alto, ma Ferguson è un giocatore che se continuava le ultime sei, per come era messo, era un altro molto difficile da tenere, poi si impegnavano per farlo, magari perché tre sono tanti, però Ferguson è un altro che delle chiamate, se nelle ultime sei andavi in scia, per me era difficile da tenere. Eccolo qua Ferguson. Come l'hai visto oggi, Luca? Col gruppo, e già questo credo sia un segnale importante, perché... Cioè, quindi lui si allena già con gli altri? No. È andato a vedere l'allenamento. Ah, ok, è stato era campo, fisicamente col gruppo, ma col lui continua la sua... Sì, pardon, fase. Col gruppo... No, mentalmente è all'interno del gruppo, è un capitano. Cioè, l'anno prossimo, voi De Silvestri che è stato rinnovato, oggi siamo tutti felici di questo, ma quando Italiano dovrà decidere all'interno dello spogliatoio a chi dare la fascia, ci sarà Freuler e ci sarà Ferguson, perché sono due giocatori che come personalità hanno il dovere di prendersi la squadra sulle spalle dopo un passaggio di testimone così importante, perché sono i giocatori anche tatticamente più elastici, che possono ricoprire più ruoli, hanno l'intelligenza calcistica, sono pensanti e hanno quel pensiero che può aiutare tutta la squadra ad andare in un certo tipo di direzione che vuole dare subito Italiano partendo dal ritiro. Quindi non è da sottovalutare il fatto che Ferguson magari possa salire con la squadra in ritiro per farsi trovare nel quotidiano, per essere un punto di riferimento per chi arriva e per essere un giocatore che vuole far parte della Champions del Bologna. Certo, assolutamente. Scusa Master Fifo, ogni tanto veniamo... Sì, la Nina è di fianco a te, è la tua assistente. A che punto siamo? Hai steso la fettina di pollo? La fettina di pollo, gli ho spiegato chi comandava, quindi l'ho steso un po'. Gli ho messo un po' di pork valley, la mortadella, che tanto la Nina mi sta chiedendo.
E poi dopo ho messo le fettine, un po' di sottilette, poca poca, e una ingrediente ogni volta, polverata di parmigiano reggiano. Che okay. È la morte sua. Ma la zucchina va dentro l'involtino o è il contorno? No, la zucchina gli sta a fianco, gli fa contorno. Compagnia, esatto, okay. Assieme al frigione. Quindi se uno vuole partire col più leggero, poi arriva l'involtino e poi finisce col frigione. È un tridente offensivo. Ci sono tre. Quanti ne fai di involtini? Perché dobbiamo iniziare a contarci. Quanti ne fai? Io ne ho 8, 9, 8, 7. Quanti 8, siamo? 3, 5, 7 per Pepe e 2 di là, 7. Una testa, una dai, testa una testa va bene. Aggiudicato, a posto. Purtroppo in serate come queste, quando c'è da mangiare, da gustare, non c'è mai Guido De Carolis. Come mai? Mi dispiace. No, lo salutiamo. L'altra volta era in vacanza, stavolta ha l'influenza. Ah, e quindi okay. Ci dispiace veramente tanto. Infatti, gli mandiamo un grande bacio perché l'avremmo voluto qua. Avevamo organizzato anche la cena, ma è stata colpa mia che stavolta le condizionate del lunedì scorso. Può essere, può essere. Tu li fai ammalare tutti, Luca. Va bene. Allora, avevamo detto che in questo blocco avremmo parlato di mercato. In sì. realtà abbiamo parlato di mercato in uscita, cioè abbiamo diciamo di fatto annunciato che questa è la settimana degli addì. Poi ci dici però chi sono quelli che arriveranno. E allora, linea alla regia, poi torniamo sul mercato in entrata del Bologna. Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia. Il mercato immobiliare è dinamico, performante e può regalare grandi soddisfazioni. È necessario però fare le scelte giuste. Il fai da te è molto pericoloso. I cacciatori di provvigioni, auguri. L'agenzia di zona è un mercato molto ristretto. Il conoscente agente, ragazzi, gli affari sono affari. Prima di firmare o se hai già scelto e non sei contento, fai un confronto. Fare un confronto è una cosa utile e intelligente, non credi? Quindi fai una cosa intelligente. Scegli Mondore, l'agenzia più bella che c'è. Mobile Touri Point. La tua cucina ideale la trovi a San Giorgio di Piano. Prenota un appuntamento e vieni a trovarci. Il nostro esperto ti aiuterà a trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze. La cucina è il cuore della casa. Rendila unica. Da Mobile Touri Point Bologna. In occasione del nostro primo anniversario, acquistando una cucina completa, gli elettrodomestici sono in regalo. Mobile Touri. Evoluzione cucina. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma in farmacia. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. È il momento di parlare di mercato, speriamo di non essere troppo distratti dai profumini che arrivano dalla zona della cucina del nostro Master Fifo. Guardate con quale rapidità ha arrotolato questi involtini, eh? Quale, esatto. Con quale maestria, diciamo. Ma, così. Esatto, tutto merito della Nina che è lì di fianco a te, che esatto. Ci sta dando una grande mano. Va bene, chi è il difensore che prenderà il posto di Calafiori? Ne riparliamo ad agosto, ti direi, perché? Perché adesso l'obiettivo del Bologna è prendere un attaccante, è chiaro che si va a monitorare una situazione legata ai difensori, perché c'è la consapevolezza che Calafiori partirà, ma che non è la priorità.
perché due difensori centrali potenzialmente titolari ci sono e sono Beu Kamarukumi, anche se deve smaltire un problemino, anche se c'è la Coppa America in mezzo, quindi tornerà tardi. Ma perché? Perché le opportunità di mercato possono arrivare verso agosto, perché adesso si sta cominciando a muovere il mercato della Premier. Okay. La Juve comprerà Kivior per una serie di incastri che l'Arsenal farà comprando Calafiori, liberando giocatori, quindi adesso il domino inizierà verso la prossima settimana. Quindi il difensore, che nel mercato ci sono tanti difensori, il problema dell'attaccante è che ce ne sono solo pochi. Quindi il Bologna li sta cercando adesso perché ce ne sono veramente pochi. Perché ci sono pochi attaccanti? Cos'è perché le squadre giocano. Chi li ha buoni se li tiene. Chi li ha buoni se li tiene. Chi li ha buoni se li tiene, sì. Ma anche da questo europeo si è visto che il calcio sta andando verso una certa evoluzione, ovvero segnano tutti i giocatori e ci sono sempre meno giocatori che hanno in cana 30 gol. Cioè il bomber puro. Il bomber andrà verso l'estinzione quasi, se non per i fenomeni, ma non ci saranno più classifiche cannonieri con 35, 30, 29, 28, ma sempre più 30, 15, 18. Trovare attaccanti da doppia cifra per come si sta evolvendo il gioco è davvero difficile. E quelli che ci sono costano tanto, per questo è difficile andare verso questi profili. Chi sono gli attaccanti che in questi giorni, vado anche da Marco e da Manfred, vi hanno un po' stuzzicato leggendo i nomi, sapendo quelli che possono essere più ma vicini? Sai, allora ci sono, io ti rispondo sinceramente, i nomi per ora che stanno fluttuando sono tanti giocatori dall'estero che io personalmente non ho mai visto giocare, sono nelle classiche clip di YouTube. Io poi chiaramente diamo per fiducia la filosofia di Sartori, che per me ripaga anche in Champions, perché io quando mi sto trovando, no, in questi mesi a confrontarmi con molta gente, dico che è importante per me prendere due giocatori blasonati che masticano la Champions, che hanno esperienza, perché non è l'Europa League, non è la Conference. Però d'altro canto l'Atalanta insegna che tu, se riesci a creare una squadra che ovviamente deve avere qualità, però ad amalgamare, dai delle idee, cioè il Bologna, e parlano gli europei, come dicevo prima, con la Svizzera, con comunque Urbanski che gioca nella Polonia titolare, giovanissimo, cioè ha già un livello che secondo me è presentabile. La differenza chiaramente la fa, secondo me, italiano, la fa l'allenatore in quel contesto, sapendo di non avere dei campioni, che non potrai mai avere dei campioni fatti e finiti 11 in campo, ma ad avere dei buonissimi giocatori, come ha fatto Motta, farli rendere al massimo. L'ultimo nome che è uscito sui giornali, perché tanto lo tireremo fuori, è quello di Dia, della Salernitana. Io ci credo poco, un giocatore che secondo me è tecnicamente molto bravo, ha un carattere e una psicologia che si distacca molto dalla linea che ha intrapreso il Bologna negli ultimi anni, no? Che quest'anno è uscito fuori rosa, è stato reintegrato tre volte. Lontanissimo. Sono d'accordo, anch'io. Ne parliamo perché oggi chi ci sta seguendo ha letto di A in quattro testate, certo. È quello che conosce di più. È venuto abbinato al Bologna perché nel mercato scorso ne aveva parlato bene italiano. Quindi essendo, diciamo, esatto, un giocatore che italiano già la Fiorentina aveva seguito, è facile che poi uno pensi magari lo vuole anche al Bologna, però... Io non sono così distante dall'idea di Dia, perché è un giocatore che come storico ha avuto problemi comportamentali soltanto alla Salernitana, dove c'era una situazione anche abbastanza delicata e diversi allenatori. Poi è chiaro, la verità dovrà venire fuori su quello che è successo. Tra l'altro, da una parte la verità pende a favore di Dia, soprattutto lato stampa francese dove lui ha parlato, lato Italia sembra essere totalmente il contrario. Poi c'è finito anche in mezzo la gente per il mercato l'ultimo giorno, con De Santis che ci aveva messo la faccia per proteggere quella situazione. È un giocatore che potenzialmente può costare poco, si può rilanciare e ha già un curriculum, un profilo che può piacere tanto al Bologna, perché ha esperienza in Champions, in Coppa d'Africa, segna tanto, perché però le volte che ha giocato... Però è un giocatore che gioca in Coppa d'Africa, quindi ti va via gennaio-febbraio. Non c'è la Coppa d'Africa quest'anno, perché ogni due anni, quindi quello non sarebbe neanche un problema. Almeno c'è questa... Cioè, ti piace? Sì, no, buon giocatore, però è molto semplice. Quando cambi allenatore si va a prendere giocatori... che sono adatti al gioco di quell'allenatore che hai preso. Poi dopo la figura dell'attaccante, a parte qualche giocatore che comunque sta andando a finire la sua carriera, Kin, Lewandowski, cioè, oggi l'attaccante, cioè, il calcio è cambiato. All'interno di squadre vediamo che fanno gol tanti, cioè, si gioca più di squadra, cioè, non fai più la squadra sull'attaccante che deve farti 20 gol, cioè, ce ne sono veramente pochi.
quindi è difficile andare a trovare anche un attaccante. Però si era detto che l'anno scorso la Fiorentina non aveva l'attaccante, per esempio. Non è che non l'aveva, non hanno fatto gol, perché l'aveva, no, aveva anche tre, diciamo, da livello rispetto ad altri reparti, scusa, hai ragione. Però sai, quando ha preso Belotti, sa che Belotti è, insomma, per me ne aveva due o tre attaccanti di buon, anche Nzola, allo Spezia c'è, cioè, un buon attaccante. L'anno scorso hanno fatto male in base alle occasioni, perché la Fiorentina è una squadra con l'italiano che magari subisce, prende gol, ma abbiamo visto una Fiorentina che invece costruiva tanto e sbagliavano gli attaccanti, sì, i gol, che può capitare. Quindi il Bologna giocherà, secondo me, in questa maniera qui, e quindi un finalizzatore lo cercheranno, cioè le caratteristiche di Zirze, insomma, non c'entra, lascia stare che Zirze è bravissimo, però per questo allenatore magari non era l'ideale per come vede il campo. Poi bisogna vedere, però, poi gli attaccanti bisogna che concretizzano quello che la squadra fa, quindi sicuramente le caratteristiche saranno queste. Poi però vediamo che gli esterni fanno sempre tanti gol, perché il calcio, l'attaccante si muove anche per far inserire gli esterni d'attacco. Il Bonaventura l'anno scorso, e noi ce l'abbiamo, che è Ferguson, quel giocatore lì, quindi anche Fabian è quel giocatore lì. Quindi sai, fissarsi e pensare un attaccante, oggi non ragionano più secondo me in quella direzione. Per me l'attaccante gioca più per la squadra, fa tante altre cose. Poi chiaro, il gol è importantissimo sempre, ma non è che stanno cercando, secondo me, un attaccante che sta lì. Non esiste neanche più quel tipo di caratteristica nel calcio moderno, secondo me. Manfred? Io non ho dubbi. Questo già ci fa stare tranquilli. Su cosa non hai dubbi? Tra i nomi che hanno ruotato attorno a Bologna, per me Ioannidis è di un altro livello. Okay. Poi si vedrà, per carità, è la Grecia. Però il campionato greco non è facile, la maglia del Panathinaikos è tosta da indossare. Questa è una stagione che comunque ha fatto 25 gol. È vero che noi non guardiamo il campionato greco, ma altresì vero che comunque lo vedi che giocatore è completissimo, sì, perfetto per italiano. È uno che è più completo di Zirze, se vogliamo, come attaccante, è più una prima punta rispetto a Zirze. Poi lo andiamo a paragonare con uno che l'anno scorso ha fatto il mostro e va bene. Però ecco, Ioannidis, se chiedono 25 milioni è perché li vale tutti, e ne vale 25 perché è in Grecia, se no ne varrebbe molti di più. Non so se Bologna arriverà a prenderlo, secondo me sì, e se dovesse arrivare Ioannidis, Bologna prende un profilo europeo. E così a scendere, il problema qual è? Che i profili europei costano dai 20 milioni in su, sai, Balerdi in difesa, straordinario, bellissimo campionato con Marsiglia, l'abbiamo visto in semifinale quest'anno con l'Atalanta, bellissimo giocatore argentino, ha fatto tutta la sua gavetta, doveva già arrivare qua, doveva arrivare. Il Bologna aveva provato a prenderlo l'anno scorso, prima inavvicinabile, era inavvicinabile praticamente già l'anno scorso, figurati quest'anno che ha fatto comunque una stagione in crescendo. L'anno prima non era andata benissimo, ma perché comunque con l'allenatore le scelte erano andate verso un'altra direzione. E Prass a centrocampo, altro giocatore che abbiamo visto con l'Austria, non credo che abbiamo guardato tante partite dello Sturm Graz, giocatore europeo, carissimo, fortissimo, sì, ha fatto un europeo fortissimo, abbiamo visto anche Zagorakis fare degli europei, un europeo straordinario, dal miglior giocatore Mister Europa, e si è retrocessi. Quindi il calcio però è cambiato, sì, ma tantissimo. Hai detto delle cose che io condivido all'inizio quando parlavi, ad esempio, del campionato greco, nel senso che già dai tempi di Zagorakis, cioè ora, se tu hai una rete di osservatori organizzata e sveglia, non è più come anni fa in cui tu dici, se esce, faccio un esempio, sì, no, un austriaco buono, dopo due minuti lo prenderai a Madrid e poi il bacino si restringe, cioè oramai effetto globalizzazione si ramifica oramai in tutti i campionati, cioè si sta sempre più equilibrando e livellando, cioè è chiaro che ora vediamo tanti campionati che erano minori, che non sono più così minori, sono attrezzati, hanno anche strutture moderne. Però ci sono anche degli step intermedi, perché è difficile che un giocatore che viene da una certa realtà faccia un passo subito così grande. Il Real Madrid va a prendere Hendrik, grande fenomeno del calcio internazionale, lo opziona e lo piazza lì un altro anno e mezzo, sì, sì, a marinare. Non gli dice vieni subito qui. Ma sai, perché la Fiori l'Arsenal ne ha bisogno, gli manca il quarto di sinistra, perché probabilmente va a far quello con Arteta, perché l'anno scorso ha giocato con quattro centrali Arteta. Sì. Il Calafiori è proprio perfetto per lui, sì, quindi perfetto, è la dimensione perfetta. Ma lo dicevamo prima, un conto andare allo United, secondo me è complicato l'Arsenal, perché la Fiori è una tentazione irresistibile, cioè lo capisco, anche perché Arteta, tra l'altro, oggi come oggi è uno degli allenatori più moderni che propone cose nuove,
ti stimola, non c'è niente da fare. Però ecco, il Bologna, hai capito, quei tre nomi che ho fatto sono tre nomi di giocatori che galleggiano sulla fascia 20 milioni, no? E Bologna secondo me non li potrà mai prendere, tre giocatori da 20 milioni di cartellino. Non è detto, perché tutto è possibile. Però se dovessero uscire... Uno sì, no, io tre spero magari... tre, uno a centrocampo, un attacco, no, uno in difesa. Tre da 20 milioni o... Sai, io dico solo, se Bologna perde Calafiori, Zirze, ma entrano Ioannidis, Pras e in difesa mi arriva Balerdi, per me sulla carta addirittura forse è più forte il Bologna impostato così che in un'altra maniera, ma perché sono giocatori più pronti, perché hanno dimostrato di essere giocatori, certamente alcuni di questi più pronti, Balerdi sicuramente perché ha fatto partite in Champions a 4 presenze, ha fatto una maratona fino alla semifinale in Europa League. Dei giocatori più pronti li hai anche all'interno della tua rosa, perché Castro di quest'anno non è il Castro arrivato a febbraio, Ndoi di quest'anno non è il Ndoi arrivato subito, discorso per Fabiane Carson, esatto. Tu parti con una base che è già estremamente rinforzata di esperienza, di un certo tipo di partite, dell'essere decisivo al momento giusto come è stato per esempio Fabian. Cioè il Bologna parte da questa stagione che è un Bologna di livello superiore per i giocatori che ha mantenuto rispetto alla stagione precedente. Bisogna vedere chi entra però, perché chi entra è fondamentale ovviamente, poi bisogna vedere anche ambientamento, tutte le cose che conosciamo, tu puoi prendere però, uno che sulla carta è fortissimo. Sì, più pronti, cioè, tu l'anno scorso quando hanno preso Calafiori... No, per l'amor di Dio. Cioè, no, per andare avanti, Dio, con, certo. Cioè, per noi che magari non li conosciamo, ma sì. Poi ci sono dei nomi come è già successo con Tirsino, con Miranda... Certo. Che tu fai tanti nomi, poi chi è di mestiere, come Sartori, che tra l'altro è uno dei più bravi, certo. Ti porta giocatori magari che tu non conosci, che sono prontissimi. Certo. E secondo me Bologna difficilmente prende giocatori da 20 milioni, ma non perché non hai i soldi per farlo, perché la politica è diversa. Bologna ne vuole prendere 8, 10, 12 per poi... Ma magari uno sì, sì, no, ma non un giocatore per ogni reparto. Più che altro è che un attaccante da meno di quella cifra non lo trovi, certo. Quindi magari destini e se lo trovi quel massimo ha dei problemi per l'attaccante. Prima, per esempio, si è visto, so se avete notato, appunto il saluto di Sartori a Carlson, l'abbracciare, cioè, per esempio, questo è un fattore quest'anno. Cioè, sappiamo tutti, l'anno scorso è andata straordinaria del Bologna, però questo è un giocatore che Bologna ha pagato tantissimo. Certo, quest'anno. E quindi quest'anno, no, ovviamente... fino all'anno scorso era forse il più pagato, cioè era stato l'investimento più alto del mercato scorso, no? Secondo poi me, Castro forse quando non riscattano Selemakers, quando c'è questo dietro, e con l'allenatore avranno parlato di questo giocatore. Evidentemente. Per le caratteristiche che ha, a italiano va bene, quindi sì, anche sì. Questo è un fattore quest'anno. Dopo parliamo proprio dei ragazzi. Volevo prima della pubblicità sentire da Master Fifo a che punto siamo, perché ti ho visto versare del vino, del latte, del burro. Con cosa ne abbiamo cotti questi involtini? Sono molto Mago Merlino. Allora, ho messo gli involtini, li ho rivolti nella panna, nella farina. Un pochettino, quindi li ho infarinati, poi ho messo una noce di burro, un ouzon più che noce. Sì, esatto. E poi dopo li ho fatti un po' rosolare intorno, gli ho aggiunto il vino da sfumare e poi adesso gli faccio fare un bagnetto nel latte che rassoda tutta la farina e poi dopo siamo pronti per mangiare più di prima. Allora, noi siccome abbiamo fretta di chiudere, aumentiamo un po' il ritmo, andiamo in pubblicità e poi parliamo ancora del mercato, di come sta nascendo chiaramente il nuovo Bologna, tra poco. Kilocal ama la tua vita. Kilocal preso dopo i pasti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, oggi anche drenante e depurante. In farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo, che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale e oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control da Pulpharma in farmacia. Masi Ristrutturazioni, dal 2011 attivi sul territorio bolognese, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamenti strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative. Qualità italiana.
Masi Ristrutturazioni, dal 2011 attivi sul territorio bolognese, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamenti strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Colesterolo? Kilocal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Kilocal. Una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Kilocal Colesterolo. Da Pulpharma in farmacia. Ogni cellula si accende. L'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere. Da Pulpharma. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ancora insieme, allora parliamo del mercato della nuova squadra. Io volevo sapere però da Pepe se sei più dispiaciuto per la partenza di Zizé o di Calafiori a livello proprio tuo, cioè come tipo di giocatore, per quello che ti trasmetteva, cioè no, ti mancherà di più vedere Zizé o Calafiori? Calafiori. A te Calafiori? Sì, no, Calafiori è, ormai mi ripeto, io un giocatore così... Completo? Sì, un fuoriclasse, cioè, okay. Ho visto un giocatore che ho detto l'altro giorno, anche lunedì scorso, anche lo ripeto, ma l'ho detto da subito, poi è chiaro che è un pendice delle volte, perché con un giovane non sai mai cosa può capitare, ma quello che gli ho visto fare, non solo a Bologna, ma anche le tre partite che ha fatto agli europei, la personalità che ha, la classe, ha tutto, quindi lo metto, per me, se non succede qualcosa di clamoroso, di straordinario, per infortunio, perché non so... pazzisce lui, perché ci sono stati dei giovani bravissimi che dopo si sono persi, e questo è un giocatore che è destinato a fare la carriera che ha fatto Nesta, Maldini, cioè un livello così, per quanto sia bravo Zirze, ma secondo me non è il livello di Calafiori, secondo me no. Voi la pensate uguali? Ero curioso di capire, o come percezione vostra? Io no, io la penso uguale, aggiungo questo, che per me non toglie nulla, però che i finali di campionato incidono, cioè molta gente che magari ti risponderebbe Calafiori se Zirze non avesse fatto dopo l'infortunio quelle prestazioni un po' più opache, okay, privi di quei colpi estrosi che ci ha fatto vedere prima, sarebbero state più in bilico. Il finale purtroppo genera freschezza mentale e incide. Poi, ribadisco, non toglie, perché sono d'accordo con lui, anche per me, a prescindere, c'è proprio un livello di Calafiori che attualmente lo paragoni, come diceva lui, a quei nomi lì. Zirkzee era il poster del Bologna in qualsiasi parte del mondo in cui si parlava di Bologna, quindi dispiace tantissimo, perché credo che anche a livello di intrattenimento fosse un giocatore per il quale vale la pena veramente andare allo stadio e pagare il prezzo del biglietto, e credo che i tanti abbonati adesso vogliano vedere un calcio comunque divertente, quindi che ci sia ancora negli occhi di chi va allo stadio cercare di vedere uno di quei giocatori che ogni sabato, ogni domenica ti costringeva a un paragone scomodissimo, perché lo abbiamo paragonato a Totti, a Baggio, a chiunque praticamente, perché tirava fuori dei colpi così. Quindi credo sia anche uno di quei giocatori che mancherà, soprattutto perché ha cambiato il modo di vedere il Bologna. Vero. Cioè vado allo stadio per vedere un intrattenimento che so che altro non si mi era dà. Alla fine, cioè, per un attaccante, per un giocatore ovviamente offensivo, è più facile che salti agli occhi, e sappiamo che Zizè è sicuramente un gran giocatore, però invece trovare un difensore, perché Calafiori è un difensore clamoroso nella pulizia, nella personalità, nella tecnica, cioè anche lui, pur essendo un difensore, sì, cioè l'azione che fa quando Zaccagni fa gol, sì, sì, agli europei, nel Bologna l'ha fatta tantissime volte, sì, solo che tu te la ricordi quando poi viene il gol.
altrimenti sì. Ma lui, io gli ho visto fare delle cose da difensore appunto di quel livello lì, per quello che dico che anche lui, pure in un ruolo dove delle volte sei meno appariscente perché giochi difensore, questo è riuscito nell'impresa, il gol di Empoli, cioè, arriva, noi lo vediamo, sì, sì, anche quanto lo stanno pagando, cioè, è clamoroso, cioè, 60 milioni per un giocatore, cioè, vicini. Per un, ragazzi, difensore, per un difensore, perché gli attaccanti hanno vedrai delle quotazioni più alte. Cioè, no, no, cioè, se richiede ci arrivano, te lo dico io. Ma è giusto, ma perché c'è l'asta, si è creata un'asta, esatto, e quindi sale il prezzo. Esatto. E quindi insomma. Ma perché no, sono giocatori che veramente, cioè, non è, io non scopro l'acqua calda, cioè, è talmente evidente di questo fuoriclasse che è scoppiato in mano a Bologna. Io non ricordo nella storia del Bologna, perlomeno per quello che ho visto io, un giocatore di questo livello qua. Comunque in questi casi secondo me il Bologna vedrai che terrà un po' la finestra aperta ancora per qualche giorno, secondo me andranno un po' più lunghi proprio per questo, perché per me Bologna è convinto di poterlo monetizzare, di poter meglio, creare ancora più, sì, margine di guadagno. Vabbè, sai, basta solo una squadra che decide che in quel momento quello è il giocatore. Poi se la vedono quelle due squadre. Al momento quanto entra dalla cessione dei due giocatori? Perché quella di Zirzera 45. Già 45. Quella di Zirzera già certa, no? Erano di sono 21 per Zirkzee e 23 per Calafiori, credo, perché sono no, 5. Sono 26, però tu gli devi togliere come comunque è così, ma devi togliere i 4 dell'anno scorso. Ah, perché, sì, perché praticamente come sì, sì, quando uno fa la domanda quanto ci ricava il Bologna da Calafiori, ti dicono 23, ti dicono 23 perché oggi sei sui 53-54, la metà 40, è 27. No, 40 però va al Basilea o il 50. 40. 40. Cioè, 40, chi scrive 50 e chi scrive il 40, anche qua non si capisce. No, facciamo 45. Noi sapevamo, no, no, qua noi abbiamo sempre detto 40-60, poi quest'estate è stato fuori che qualcuno ma forse 50, perché ci sono commissioni in mezzo che lascia possono perdere. Essere... Tu metti comunque che tassi. Facciamo finta che siano 50 e 50, fai finta che sono 54, bene, 27 gli togli 4 che l'hai pagato l'anno scorso, ma l'hai pagato 4 proprio perché col Basilea ha fatto un accordo che è stata quasi una comproprietà, sì, no? Quindi non sì, lo paghi 8, lo paghi la metà, il Bologna l'ha preso alla fine come rinforzo e come riserva, ricordiamoci di Christiansen, che poteva eventualmente essere schierato anche in mezzo. Col Bologna che ha pagato... Ci hanno preso di brutto. Il Bologna ha pagato anche un pochino di più Ndoye per cercare di dare qualche milione più pulito al Basilea, sì, sì, senza lasciare quella percentuale lì. E quindi sono più o meno il ricavo il reale di oggi, alla valutazione di oggi e alla trattativa di oggi sono più o meno 23. Ok, quindi 23 più 21, 44 sì, dalle due cessioni. Beh, insomma. È buono, soprattutto pensando che c'erano appunto questi... No, aggiungiamoci un 20 e passa di Champions... Sono un altro 65, diventi 65 circa. Sai, a chi oggi aumenti, magari, aumenti ce ne a hai. Chi oggi magari, soprattutto su Calafiori, ma anche su Zirze, insomma, storce il naso, l'operazione, potevano. Come fai a pensare una roba del genere? Cioè, come fai? Quando prendi Calafiori dal di Svizzera, come fai a poter pensare che diventi così? Di fare, cioè, l'anno scorso in Bologna ha, se vi ricordate, ha aperto il gas sugli acquisti ad agosto, nel momento in cui è partito Arnautovic, cioè con Arnautovic è scoppiata la miccia e Bologna ha iniziato ad infilare gli ultimi innesti, allora, completando una rosa non mica da poco, ma lo stesso Zirze a Bologna non sarebbe arrivato senza quelle condizioni. Quelle condizioni sono state imposte e Bologna aveva già perso Højlund e Larsen, no, il Bologna, no, l'Atalanta. No, no, il Bologna aveva perso tra Larsen e Højlund, li aveva persi. Arriva su Zirze perché stava cercando la seconda, ti ricordi che c'era Sinisa che c'era due punte. Sì, sì. E alla fine è arrivato Zirze, ma su una trattativa dolorosa, dove Bologna ha trovato questo compromesso accettato e proposto da Chia. Con Strand Larsen, col Bologna che ci va anche quest'anno, perché lo rivuole 30 milioni. Sì. Sì. Le cifre per gli attaccanti sono quelle, perché poi anche il Panathinaikos su Ioannidis ha già rifiutato dei 25, dei 26 dalla Premier, cioè quindi non ha neanche questo bisogno di denaro così immediato, almeno sta cercando di tenere il punto, quindi sì. La tua forza avere veramente un'organizzazione adesso di Sartore, la sua rete di osservatori, che chiaramente con i limiti
tra virgolette, che hai, riesci a combaciare la tua filosofia, capito, contro queste spese d'acquisto. Io sono convinto che alla fine la squadra sarà sicuramente a livello per giocarsela in Champions, cioè inteso per non far figuracce, comunque alla fine trovare una quadra. La difficoltà del prossimo anno è il triplo impegno, cioè, capito, siamo lì, però io sono tranquillissimo, insomma, per quello che ho visto l'anno scorso e per quello che ho visto fare, ripeto, dall'Atalanta, ma non dall'Atalanta dell'ultimo anno che prende Bilal Touré, no, 50 Bilal, milioni 30. E gli altri, esatto, insomma. Ma l'Atalanta che di partenza gioca con Palomino, Jim City, cioè Toloi in difesa e arriva avanti e se la gioca con tutte, cioè quello è un esempio talmente plateale, anche il Papu che c'era ai tempi, grandissimo giocatore, cioè il Papu non lo conosceva nessuno, come poi dopo sì, ha proseguito gli altri due anni. Papu arrivava dal Metalist Kerch. No, Ateburg, Gosens, De Roon e Freuler a centrocampo, esatto. Non era una squadra. No. Tarata sulla Champions, ha dimostrato di essere. Scopri dopo. Esatto. Dimostrato di essere. Come non lo è il Brest, come non lo è l'Aston Villa, come non era il Girona. Cioè, in Europa si sta cominciando a far calcio così e in Champions vedremo gli esempi di questo calcio, perché il Bayer Leverkusen ci ha vinto un campionato e ci arriva quasi a vincere l'Europa League. Di un'idea di un allenatore che sa fare calcio con idee moderne e di giocatori che vanno al 2000, perché adesso il livello atletico dovrà essere mantenuto anche dal Bologna e si vanno a battere anche le big così. Certo. Allora, i tempi della nostra trasmissione li detta Master Fifo, quindi noi vorremmo sapere da Master Fifo a che punto sei, quanto ti serve, perché noi chiudiamo appena tu dici pronto. Quando uno dice a tavola, noi diciamo buonasera, è finita la trasmissione. Dan Peterson diceva mamma butta la pasta, oramai ci siamo. Ormai ci siamo? Sto riscaldando il frigione di nuovo. Ok, sì, allora io direi che diamo perché l'ultimo stacco pubblicitario, così dopo facciamo un rush finale di aggiornamenti. Esatto. E allora, ufficiali gli amichevoli del Bologna intanto, sì, Luca, sì, abbiamo sì, un promemoria per... Ce ne sono quattro già da Valles, ritiro che inizia il 22, lo ricordiamo, di luglio e termina il sabato 3 agosto. Poi c'è... una triangolare Bologna-Bochum-Südtirol. Che l'ultimo sarà... giorno. Esatto, l'ultimo poi giorno. C'è la trasferta a Maiorca. Il 10 di agosto. Il 18 si comincia con l'Udinese in casa. Ecco, esatto. Ne parliamo dopo. Mi dite se secondo voi come calendario è un inizio soft, è un finale un po' più brusco, perché il finale è un pochino più... No, è un calendario molesto. È un calendario molesto, dai. Abbastanza. Pubblicità e poi ne parliamo e dopo mangiamo. A tra poco. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere. Da Pulpharma. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. Colesterolo? KiloCal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. KiloCal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. KiloCal Colesterolo, da Pulpharma in farmacia. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. La Cittadina Fondazione, struttura veterinaria di rilievo internazionale, si occupa da oltre 20 anni
di ricerca, cura e prevenzione delle malattie degli animali. Qui a Romanengo ci occupiamo di neurologia, oncologia, TAC e risonanza magnetica veterinarie. Curiamo diverse patologie come ad esempio le epilessie di varia natura, disturbi nel movimento come per patologia degenerativa disco vertebrale, nel cane, gatto, coniglio e nuove specie d'affezione. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia. Agricoltura, territorio, ambiente, turismo. Prodotti e produttori, mercati e consumatori. Dal campo alla tavola, il mondo dell'agroalimentare. Quindi innovazione e tradizione, dalla terra alla tavola. Con i frutti della terra a cielo aperto ogni settimana su questo canale. Abbiamo aperto direttamente su quello che ci spetterà tra poco, quindi abbiamo fretta di chiudere. Manfredi, perché ti sei sbilanciato dicendo calendario molesto? Che cos'è che non ti è perché piaciuto? Comunque, no, non è che non mi è piaciuto, intanto il calendario è quello che è, e anche l'anno scorso il calendario era pessimo dal mio punto di vista, cioè avevamo un fine campionato tutto in salita, abbiamo fatto più punti lì, che la media punti è stata più alta lì, togli le ultime due. Che è stato un caso. Però no, ti casca la pressione alta, la tocchi e dove in mezzo secondo me c'è la Champions, cioè arrivi ad un certo punto del calendario dove alcune grosse e loro ce l'hai tu la Champions e loro no. Quindi non è, cioè si scambia, si ribaltano i ruoli e non è un calendario facile, cioè, ma questo rapportato al fatto che per la prima volta Bologna dopo tanti anni deve giocare tre impegni. E devi attrezzarti, devi essere bravo a attrezzarti per reggere l'ultimo. Però abbiamo il migliore, veramente, io sono felicissimo di Italiano perché ha dimostrato nella Fiorentina di ruotare talmente tanti giocatori, riuscire a tenere uno star, poi si può discutere sul bel gioco o non bel gioco, tanto non piaceva neanche quello di Motta a metà città, perché la palla, vedi l'avvocato, ma rappresenta. Perché rappresenta. Stavo rappresenta. Mi ero quasi dimenticato per me che ma ciao, rappresenta, avvocato, ti vogliamo sempre bene. Ciao Francesco. Ma ciao, rappresenta, Francesco. Rappresenta comunque una fetta di pubblico che era così. No, hai ragione. Lasciamo perdere l'estetica, ma nella pratica. Assolutamente ragione. Poi sai, la variante, io poi sai, l'incide, sai, leggi il calendario, gli ultimi anni far pronostici non ha senso. Cioè non riesci a inquadrare i risultati di una partita, ma soprattutto abbiamo visto Frosinone, cioè parliamo di cosa? Di un Frosinone che il girone d'andata dici si salva tranquillo. Dell'Empoli che lo vedi rassegnato peggio della Salernitana con Andreazzoli, no? Le prime partite e poi dopo si salve, Frosinone va giù e poi dall'altra parte Bologna arriva in Champions, ma all'inizio del bellissimo campionato, ma la Roma che è nona con Mourinho e con De Rossi risale, quindi la vera secondo me difficoltà, poi dopo noi valuteremo per quello che vedremo, ma la vera difficoltà è il triplo impegno del Bologna quest'anno, cioè quindi tu dipende, no? Poi a marzo, faccio un esempio, se sei ancora dentro in Coppa Italia, in Champions League per dire, o in campionato, allora è chiaro che lì infatti hai preso un allenatore che con la Fiorentina poi ha gestito che si ripeta, noi speriamo di sì, ma spesso è arrivato in fondo a tutte le competizioni, ma tra l'altro è sempre che ha schierato più formazioni diverse nel campionato scorso. Ma oggi calcio moderno, Manfred, va in quella direzione, non puoi pensare, sei responsabilizzato come ha fatto Motta l'anno scorso, ma Italiano idem, ma tanti allenatori ormai quando hai, soprattutto quando hai tanti impegni, è impossibile fare come una volta che hai quei 12-13 e gli altri stanno a guardare, per dopo se no quando hai bisogno non ce li hai. Stai assaggiando cosa? Scusa, Pepe, mi sono distratto a guardare, proprio ascoltando, ho sentito tutto e sono d'accordissimo. Una streghetta col frigione. Okay. Un classico. Ci un classico. Puoi vedere l'impiattamento? Pronti? Vado? Ecco. Molto semplice, perché io più uso la tecnica dello
Sbadilamento. Allora, raccontiamolo questo piatto. Questa è la bandiera italiana, esatto, per omaggiare Spalletti. Allora, sicuramente le zucchine. È per Vincenzo italiano. Esatto. Sicuramente le zucchine saranno consigliate ai giocatori. L'involtino, tiriamo via la mortadella, tiriamo via il formaggio. Lasciamolo stuzzicadente. Beh, il frigione, poi il frigione sono verdure. Il frigione, poi cipolla e pomodoro. È un piatto vegano e soprattutto estivo. E quindi abbiamo proprio trovato la ricetta che metterà d'accordo tutti stasera. Buono? Allora, io vorrei che fosse Marco Salicini a darci così visivamente un giudizio, perché ancora non abbiamo assaggiato. Mi metto un po'. Ma lui è il nostro esperto. A parte che devo fare un appunto, la tua difficoltà è ulteriormente inclinata, perché al mio fianco ho il fratello di un grande chef. Quindi anche lui è uno che ne ha viste, penso, no? Anche Manfredi se ne intende. Se ne intendono, anche Pepe ha girato 600 ristoranti e anche lui, suo suocero, è numero uno, quindi però no, un piatto pieno di colori, sicuramente buono perché si vede una bella densità, no? in cottura, bello amalgamato, c'è quel completo. Bel sughetto intorno, la salsa sì, non è asciutto, non è un piatto asciutto, è un piatto concentrato, che non si perde la salsa su tutto il piatto. Al massimo possiamo andare su San Luca a piedi, abbiamo risolto tutto. Si va così, dai, stasera facciamo così. Va bene, per chi adesso deve fare la prova costume, direi che è il piatto ideale. Lo mangio io, guarda, è il piatto ideale per la prova costume. Poi, come dico, se vi piace bene, se no, ciao che tomavo. Va bene, allora dobbiamo salutarci perché è pronto da mangiare. Che cosa succede nei prossimi giorni? Com'è la settimana? Un po' ce l'accennavi all'inizio. Allenamento presto, alla mattina, tardi alla sera, si cena tutti insieme, così fino a venerdì più o meno. Ok, quindi prima settimana gruppo. Gruppo, si forma il gruppo, poi si comincia a mettere a posto un po'. Piano piano rientreranno i nazionali, gli eliminati dai gironi per primi e poi tutti gli altri, però adesso si comincia a fare un po' un gruppo e si comincia a conoscersi. Orsolini come l'hai visto? Biondo. Infatti l'abbiamo visto nelle foto. Purtroppo anche lui ha avuto da smaltire un po' le vacanze perché la si è... Sì, è la salsedine di Ascoli, di Ceno. Qui di sono Carson, Moro. Ecco Orsolini, ecco. Male mesh. Un tributo a Carson e un saluto a Salemakers. Ah, ok. Orso numero uno per distacco. Sì, si è fatto, cosa dobbiamo dire? Qua invece chi abbiamo? Allora, da destra è la Zuzzi, Belkema, Odgar e Bagnolini che è arrivato per primo con Castro Corazza 4 giorni fa a Casteldebole per allenarsi. Quindi se la devono sudare. Poi ricordiamo che ci sono anche molti anche ragazzi Castro della biondo. Primavera, anche Castro è un po' biondo, anche lui le mesh, sono andati dallo stesso parrucchiere con Orsolini. Record di Castro, tra l'altro, un asado al giorno sulle sue storie di Instagram, praticamente tutte le sue ferie le ha passate a grigliare, quindi arriva bello grosso proteico. Infatti si vede dall'occhio spento. Corazza Raimondo è tornato dal prestito del Salernitano, verrà visionato da vicino. Ternana, sempre Serie B. Però sì, si vedrà. Poi c'è Fabian, bello sorridente, ha fatto qualche giorno in Under 21, ha credo anche lui tagliato un po' di ferie perché ne aveva di più da smaltire. Ma certo. Bene. E allora noi tutti i giorni saremo collegati da Casteldebole, vero? Con Luca che ci racconterà giorno dopo giorno quello che accadrà. Poi ovviamente saremo in ritiro, vi racconteremo il mercato, la squadra sotto la direzione di Vincenzo Italiano, come cresce, come cambia a livello di gioco, a livello... Hai detto qualcosa a tavola che la Nina si è già alzata? Nina, per te stasera dieta, cosa vuoi che ti dica? Un po' di frigione. Comunque, insomma, dai, la stagione è cominciata oggi. Speriamo nel miglior modo possibile, che soprattutto prosegua nel miglior modo possibile. Noi torniamo lunedì prossimo. Lunedì 22 avremo il doppio studio perché saremo sia a Bologna che a Valles perché inizierà il ritiro. Il 29 chiudiamo la stagione noi con l'ultima puntata da Valles e poi chiaramente ricominciamo con l'inizio del campionato il 19 lunedì 19 agosto. Allora, cari ragazzi,
Io direi, Master Fifo, siamo pronti? Ah, io ho anche la boccia di vino pronta, quindi... Quindi si mangia? Direi di sì. E allora, grazie a Luca Pinkerle. Grazie, grazie Sabri. Grazie, grazie a Marco Salicini. Marco, ci vediamo presto, ovviamente volentieri. Con Solo Calcio dal 18, magari se c'è spazio anche per un lunedì qui al pallone. Grazie Sabri, Marco, grazie davvero. Grazie al nostro Manfredi Campione. Manfred, ci becchiamo in settimana, come sempre, anche con Sport Today. Grazie a Peppe Anaclerio, da domani quindi negozio. Aperto? Sì, sì, martedì, sabato mattina. Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato mattina e poi weekend. Weekend mi sembra lungo, giusto. Lunghissimo. Mi sembra giusto. Grazie Pepe, ci vediamo lunedì prossimo con te. Ringrazio in regia Tiziani Lardi, Marco Serra, ma soprattutto ringrazio Master Fifo perché questa sera, oltre ad averci allietato nel vedere come nasce un piatto e come viene costruito passo dopo passo, adesso ce lo mangiamo pure, quindi esatto. È perfetta come serata. Ma grazie a Massimo Bergamini grazie. Per tutti, Master Fifo, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo lunedì prossimo sempre alle ore 21. Buona serata. Allì. Questo programma è stato offerto da Masi Ristrutturazioni, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana.